Grazie Presidente. Dunque, oggi siamo qui ad approvare un regolamento che per sua natura ha un contenuto profondamente tecnico. Probabilmente non è il regolamento che appassiona le folle per dire oh, finalmente abbiamo il nuovo regolamento per generare delle entrate, chissà quali azioni, benefici porterà e così via, perché chiaramente è quella materia e quell'ambito rispetto al quale molti cittadini in realtà invece si trovano a interagire, però in un momento particolare del rapporto con l'amministrazione, soprattutto un momento che per il contribuente mediamente non è proprio dei più gradevoli. E credo che questo regolamento un primo obiettivo lo abbia centrato, vale a dire il contribuente di Roma Capitale e delle sue partecipate, anche se non agisce direttamente, perché spesso si tratta di un tipo di utenza che magari è coadiuvata nell'operare da esperti del settore, da commercialisti e da avvocati, in realtà si trova un panorama dal punto di vista normativo, perché comunque per quanto il Roma Capitale non abbia un potere legislativo, queste rappresentano le norme con cui poi l'amministrazione lavora. Dicevo, si trova innanzi a un quadro normativo estremamente semplificato. Allora io partirei dal fondo, quindi dall'ultima pagina, dice sembra un po' anomalo, no, perché nel contestualizzare il nuovo regolamento, in realtà, così come anche poi enunciato in delibera, andiamo ad abrogare tutta una serie di delibere con i provvedimenti che a queste sono collegati, che nel tempo hanno costituito l'humus normativo su cui il contribuente di Roma Capitale si trovava a dover poi espletare la propria azione, e di contro l'amministrazione poi a dover agire nei confronti del contribuente qualora ce ne fosse la necessità. Non mi dilungo nell'elencare tutti i dispositivi che tra le altre cose sono enunciati semplicemente con il numero del provvedimento e la data, ma direi che il superamento, quindi l'abrogazione di 15 delibere precedenti che vengono sostanzialmente sostituite da questo provvedimento, di per sé già parlante, vale a dire una semplificazione che qualcuno anche ad alti livelli amministrativi e governativi nella storia ha enunciato come volontà di fare semplificazione. Questa amministrazione con questo provvedimento comincia a fare, perché mette ordine in tutta una serie stratificata di provvedimenti che nel tempo avevano posto mano alle varie necessità dovute spesso alla legislazione nazionale che cambiava, si evolveva e così via, costringendo spesso a dover modificare più di un provvedimento, perché quella norma andava a modificare in più punti più di un atto all'interno del carnet di provvedimenti che ha a disposizione l'amministrazione. Devo dire che l'approccio che è anche stato illustrato dagli uffici in commissione, cioè quello di creare uno strato trasversale a tutte quante le entrate, che è proprio la filosofia di questo documento, trattandosi di un regolamento generale, cioè mettere sullo stesso piano tutte quegli aspetti amministrativi che riguardano tutte le entrate e che quindi è la parte che accomuna tutte le tipologie di entrate, lasciando poi ai regolamenti specifici le peculiarità che ogni tipologia di tributo può avere. Quindi, tra le altre cose, mi aspetto che nel prosieguo di questa attività di semplificazione anche altri regolamenti specifici vengano ritoccati in funzione di quello che è enunciato in questo regolamento generale, per andare magari a togliere quella parte facendo solo i riferimenti al regolamento generale, per proprio evitare quelle ridondanze che siamo andati a superare con questo regolamento. Tra le altre cose, l'obiettivo di un'amministrazione, secondo me, e credo che venga centrato con questa emanazione l'emanazione di questo documento, è quella di cercare nello svolgimento, anche in funzione degli adeguamenti normativi che avvengono ad alti livelli amministrativi, di limitare al minimo la modifica dei propri provvedimenti, che è un'attività che spesso coinvolge
diciamo, l'amministrazione, nonché anche l'Aula, la Giunta e così via, a dover ricorrere continuamente, tante volte e anche più volte nel corso dell'anno, per andare a rincorrere quella che è la normativa su N documenti. Io credo che questo sia quindi un passo importante, che va nella volontà di semplificare il rapporto soprattutto fra amministrazione e cittadino anche negli aspetti più tecnici, e quando ci sono i soldi di mezzo credo che questo sia un punto a favore dell'amministrazione a tutela di quelli che sono gli interessi dei cittadini e dell'amministrazione stessa. Grazie.